Per prima cosa prendiamo l'avvolgimento e ne grattiamo via lo strato di vernice con un paio di forbici. In questo modo è possibile fare contatto con la pila. In seguito prendiamo la nostra base in polistirolo o in cartone. E le graffette, e quest'ultime le modelliamo in modo che possano sorreggere la matassa di rame. In seguito inseriamo le graffette nel polistirolo, aiutandoci a prendere la loro distanza con l'avvolgimento. Poi prendiamo un filo elettrico e lo dividiamo in due, spellandone i capi con un paio di forbici. Attorcigliamo quindi l'envi a sostegno delle graffette. Poi prendiamo la bobina di rame e la inseriamo nelle graffette, poi con un dito ci accertiamo che riesca a girare senza problemi. Poi sulla base, esattamente sotto la bobina di rame, mettiamo una calamita potente che può essere anche sostituita da più calamite messe insieme. Poi possiamo collegare gli altri due lembi del filo elettrico ai poli della pila. Possiamo vedere che una volta portata la corrente l'avvolgimento gira. Questo perché l'effetto magnetico della spinta della calamita respinge il rame e lo fa ribaltare.